Ciao a tutti e benvenuti al pagellone di Orlandini nella seconda giornata della terza categoria polisportiva Oreste Angotti. Cominciamo dal portiere Fazio Eugenio. Sicuro delle sue capacità, amministra la partita in maniera adeguata. Incolpevole sui due rigori, voto 7. Iannace Pasqualino. Primo tempo timoroso, sentiva troppo la partita. Nella ripresa meglio sia in copertura che nel rilancio, voto 6. Danilo Presta, una roccia, commette qualche leggerezza perché sentiva troppo la partita essendo un ex rotese. Pochi fronzoli e quando c'è da spazzare lo fa senza complimenti, voto 6,5. Garofalo Fabrizio, mantiene le consegne, dirige la difesa e lo fa senza sbavature, riducendo l'avversario all'impotenza, più sicurezza e fiducia non guasterebbero, voto 7-. Mario Ricioppo, buono in copertura, buonissimo e superlativo nelle ripartenze, è una sicurezza, voto 7,5. Nunzio Paffile, fa il diavolo a 4 in mezzo al campo, bravo nell'interdire e favoloso nel siglare il gol del pareggio dell'1-1, contrasta e propone, non si arrende e combatte, voto 8. Dario Palmieri, soffre in mezzo al campo, dopo averlo spostato sulla fascia dimostra di saper giocare a calcio, suo il gol del pareggio, voto 6,5. Pierfrancesco Vitale, ordinato tatticamente, poco convinto ed insicuro nel far ripartire la squadra, voto 6-. Corno Romano, subentrato al 25esimo del secondo tempo, c'è anche lui in campo per non costruire il gioco, denotando palesi limiti geometrici e tattici, voto 5. Pino Ruffo, ha subito la palla del vantaggio ma la spreca, scende in campo in non ottime condizioni fisiche e lotta come un leone, voto 6,5. Raffaelino Cariati, nel primo tempo gioca con dedizione, pur non attraversando un momento tanto brillante, talentuoso, deve sfruttare di più quello che ha, voto 6. Camillo Perrone, entrato al 37esimo del secondo tempo, giusto il tempo di entrare e piazzare il suo sinistro potentissimo, procurando il gol del pareggio siglato da Palmieri, concentrato e determinato, voto 7-. Francesco Rio, fa movimento e punge la difesa avversaria, si procura palle giocabili e punizioni, gli manca il gol per completare una prestazione più che positiva, voto 7-. Panchina non entrati, possono migliorare nello stare in silenzio e vivere la partita con serenità ed ammirazione per chi va in campo, voto 6. Mister Angotti, partita non facile da gestire, ma la sua esperienza e l'acume tecnico-tattico gli danno nuovamente ragione. L'inserimento di Perrone rivela la capacità di lettura della partita del mister, voto 7. Miglior giocatore della seconda di campionato terza categoria per la Polisportivo Oreste Angotti, trofeo d'Ambezia Web TV. Il premio va a Nunzio Paffile. Grazie ed arrivederci alla prossima puntata del Pagellone.